Natale 2022, una famiglia infinite emozioni. Allora, al centro, insomma, della storia troviamo questa nuova famiglia, la famiglia che Nicole si è costruita nel tempo. Nicole è la nipote di Lola, la simpatica nonnina che abbiamo visto nel primo corto, è in dolce attesa, come vediamo, quindi un evento molto importante per questa nuova famiglia. Al suo fianco vediamo Mike, il papà acquisito dei due ragazzi, di Max e di Ella. E poi c'è il cane di casa che abbiamo visto anche coprotagonista nei precedenti cortometraggi. Quindi qui abbiamo voluto immaginare questa famiglia allargata in uno dei periodi più importanti dell'anno, il periodo natalizio, che proprio per antonomasia è quello che simboleggia l'unione familiare, lo stare insieme in famiglia, in tutte le accezioni che la parola famiglia vuol dire. E l'abbiamo immaginato dal punto di vista di Ella, della più piccola di casa, che si trova alle prese in questo periodo con questa dolce attesa e una mamma un po' distratta rispetto al passato, nei preparativi del periodo natalizio. E quindi vedremo questo corto che si svolge tutto dal suo punto di vista. Lei è la vera protagonista. Ma il ruolo fondamentale lo avrà il rapporto che Ella avrà con Max, il fratello maggiore, che ha un occhio di riguardo rispetto al passato, verso la sorellina. La mamma, come dicevamo, è un pochino distratta, alle prese con questo lieto evento, e Max, con il fil rouge del peluche, del topolino che si illumina al buio, appunto, apre un po' la narrazione, no? Questo peluche, perché Max lo dona a Ella, che si trova un attimo spaesata in questo nuovo contesto, e poi crea un legame che poi sarà un nuovo legame anche alla fine del corto. Quindi abbiamo proprio la narrazione che si snoda attraverso il dono di questo peluche di topolino che si illumina al buio, che tiene, che rassicura un po' Ella in questa situazione. Un altro elemento di continuità con il passato è il supporto a Make-A-Wish. Ormai da più di 40 anni la company supporta Make-A-Wish. Dal 1980 ha supportato questa associazione e tutti i suoi affiliati, e l'ha aiutata proprio a realizzare più di 145.000 momenti, insomma, desideri di bambini che sono affetti da gravi malattie. Nella campagna del 2020, dalla campagna del 2020 ha supportato l'associazione totalizzando oltre 4 milioni di dollari con donazioni, visibilità mediatica dell'associazione, prodotti a tema. Quindi anche quest'anno Disney con questa campagna supporta Make-A-Wish. E l'obiettivo è quello di donare ancora momenti, moment that matters, appunto, per questi bambini che sono alle prese con il processo di guarigione. Sappiamo che le emozioni, i sentimenti molto positivi che queste campagne sviluppano hanno un ruolo fondamentale nel processo di guarigione. Quindi